Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo temi di dottrina sociale della Chiesa, il messaggio sociale della Madonna di Fatima, rubrica a cura del dottor Giuseppe Brienza. Vi auguriamo a tutti un buon ascolto e diamo a lui la parola. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Mater da Giuseppe Brienza. Oggi ricorre il 103° anniversario dell'ultima apparizione della Madonna Fatima in Portogallo. Infatti, il 13 ottobre del 1917, dopo il famoso miracolo del sole, che a suo tempo fu riportato anche da un quotidiano anticlericale, O Secolo, dicevo, dopo questo miracolo del sole che documentò con foto dell'epoca, appunto, un grande prodigio, e la Madre di Dio si congedò dalla cova dei Ri, appunto questa spianata dove apparve ai tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Iniziò tutto il 13 maggio del 1917 con la prima apparizione della Vergine Maria e il 13 ottobre di 103 anni fa la Bianca Signora svelò ai veggenti la sua identità, la Madonna del Rosario, e quindi invitò a recitare il Santo Rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo, allora era in corso il primo conflitto mondiale, e proprio 103 anni fa appunto la Madonna cominciò ad elevarsi sparendo nel cielo. Ma è finita la storia delle apparizioni di Fatima? No. La storia della Madonna del Santo Rosario, della Regina del Santo Rosario, continua, e per questo abbiamo pensato di dedicare questa nostra puntata di temi di dottrina sociale della Chiesa, non certo a ripercorrere tutte le vicende dell'apparizione, ma a seguirne però una pista, in particolare, come abbiamo intitolato la trasmissione, appunto, il messaggio sociale, forse un po' originale, forse anche forzato, no? Perché è difficile, anzi forse è improprio, isolare una parte del messaggio della Madonna a Fatima dall'altro, no? Ma vale la pena, diciamo, farlo con i limiti del caso, perché ci può sensibilizzare su quello che sta succedendo, quello che ancora ci dice da Fatima a distanza di più di un secolo la Regina del Santo Rosario. Ecco, quindi sgombro subito il campo da attenzioni a volte anche eccessive verso i segreti che la Madonna di Fatima ha rivelato a Suor Lucia Rosa dos Santos, una suora, una religiosa carmelitana che, per chi non lo sapesse, è morta 15 anni fa, nel 2005, dopo aver vissuto, insomma, molto più di 90 anni, era nata in Portogallo nel 1907. Segreti, dicevo, di Fatima, sui quali si è molto scritto e si continua anche a scrivere, non di rado, come dicevo, a sproposito. La Santa Sede ha già rivelato ampiamente quanto è stato detto in quei messaggi nel 2000, in occasione appunto del grande giubileo. Per chi avesse ancora dei dubbi o volesse approfondire, io consiglio un libro che è la biografia appunto di Suor Lucia, redatta dal Carmelo di Coimbra, dove visse molti anni, dove la veggente racconta in parole semplici e direi esaustive tutto quanto accaduto. Il libro, per chi fosse interessato, si intitola Un cammino sotto lo sguardo di Maria ed è stato pubblicato in Italia nel 2014 dalle edizioni OCD, sono le edizioni carmelitane. Un libro che appunto fornisce la prima biografia ufficiale di una delle più note veggenti di Fatima, Suor Lucia appunto, basata però sui documenti d'archivio originali e sulle testimonianze delle consorelle di Suor Lucia, come dicevo, del Carmelo di Coimbra. Dunque la Bianca Signora venne a illuminare l'umanità a Fatima da maggio a ottobre del 1917, apparendo sempre il 13 di ogni mese e rivolgendosi a tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, gli ultimi due canonizzati da questo Papa, da Papa Francesco, il 13 maggio del 2017, mentre è in corso di svolgimento il processo di beatificazione di Suor Lucia,
gli atti sono stati da poco trasferiti da alcuni anni alla Santa Sede. Ecco, io molto molto brevemente, perché sa, forse c'è qualche nostro ascoltatore che non conosce nei dettagli, però farei una breve sintesi del diciamo contenuto spirituale, no? del messaggio di Fatima, e poi andiamo a percorrere la pista, tra virgolette, di che ho accennato all'inizio, appunto il messaggio sociale. E dunque a Fatima che cosa successe? Il 13 maggio del 1917, durante la prima guerra mondiale e alla vigilia della rivoluzione di ottobre, appunto la rivoluzione comunista in Russia, la Vergine Maria apparve a tre pastorelli, rivelando di essere la Madonna del Rosario. Nelle sei apparizioni che termineranno il 13 ottobre, la Vergine Maria profetizza che se gli uomini non si convertiranno ci sarà una seconda guerra mondiale, peggiore della prima, cosa che appunto puntualmente avvenne 25 anni dopo. La Russia diffonderà i suoi errori, sempre la profezia di Fatima, nel mondo, e lo sappiamo bene come l'Unione Sovietica lo ha fatto, e molte nazioni saranno distrutte. Inoltre, la Madonna a Fatima mostra ai tre bambini l'inferno, nel quale, dice, molte anime cadono perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Anche questo quindi un richiamo, no? Ai novissimi nella predicazione, nella formazione cristiana, argomento che invece inferno, paradiso, purgatorio e giudizio sono spesso ignorati. La salvezza del mondo, dice la Madonna a Fatima, dipenderà dalla consacrazione al cuore immacolato di Maria del mondo stesso, appunto, e della Russia, il quale, dice la Madonna, alla fine trionferà, cuore immacolato, che stiamo ancora attendendo come trionfo, perché evidentemente non tutte le condizioni, gli inviti che nostra madre del cielo ci ha fatto sono stati raccolti. Per quanto riguarda il discorso dei segreti, appunto la terza parte del segreto di Fatima, che è stato a lungo conosciuto solo al Papa, e profetizza l'attentato a Papa Giovanni Paolo II, ed è stato reso pubblico questo terzo segreto di Fatima, detto vulgarmente così, mentre la terza parte in realtà nel segreto di Fatima, il 13 maggio dell'anno giubilare, appunto 2000. La data è significativa, amici, perché non a caso un santo pontefice come Papa Giovanni Paolo II ha ritenuto così di sottolineare il carattere di profezia della Madonna a Fatima sul secolo entrante, appunto il secolo probabilmente ventunesimo. E quindi veniamo, diciamo, adesso, dopo aver fatto questa breve sintesi del messaggio, quindi l'invito alla conversione, il pensiero dei novissimi, la preghiera del Santo Rosario, gli errori del comunismo, che appunto dalla Russia, poi ovviamente come vediamo sono anche ancora oggi fra di noi, anche perché ci sono purtroppo ancora dei paesi che hanno un regime comunista che tanto male stanno facendo, dalla Cina alla Corea del Nord, a Cuba. Ecco, ma che cosa è successo in questi 103 anni proprio nel luogo in cui è apparsa la Madonna a Fatima? Oltre ai miracoli e alle conversioni, di straordinario è accaduto proprio di recente un fatto. Cioè, per la prima volta nella storia del santuario di Nostra Signora di Fatima, il 13 maggio scorso, appunto del 1920, del 2020, è stato celebrato l'anniversario delle apparizioni alla Cova d'Eria senza nessun pellegrino. Ecco, la Cova d'Eria è la grande conca verde, letteralmente conca della pace, in cui sono avvenute le apparizioni nel 1917. Non credo sfuggire a nessuno il motivo per il quale questo anniversario, appunto il 103° anniversario, in quel caso, cioè nel maggio della prima apparizione, oggi ricorre il 103° anniversario dell'ultima apparizione, ecco, non sfuggirà il motivo di questa, per molti aspetti, desolante celebrazione, perché quello che è stato definito dal rettore di Fatima, padre Carlos Manuel Pedrosa Cabecinas, l'altare del mondo, appunto il santuario, l'altare del santuario di Nostra Signora di Fatima, ecco, in questo altare, davanti a questo altare, in questo anniversario, nessuna anima pellegrina ha potuto partecipare alla Santa Messa, ha potuto quindi portare durante il sommo sacrificio le proprie intenzioni
quelle dei propri familiari e magari anche la salute e le intenzioni del Papa Francesco, che ne ha tanto bisogno. E nessun pellegrino ha potuto quindi deporre sull'altare del mondo, quello a Fatima, le proprie preoccupazioni, le proprie richieste di guarigione, i propri ringraziamenti. E che cosa è successo? Che anche al santuario di Fatima è stato imposto un lungo periodo di confinamento, il lockdown, a motivo delle norme sanitarie dettate in Portogallo da un governo laico e socialista che è ancora presieduto dall'avvocato Antonio Costa. L'avvocato Costa, il premier portoghese, ha impedito per 80 lunghi giorni la presenza di fedeli al santuario, la presenza dei fedeli a Fatima per partecipare a qualsiasi tipo di funzione religiosa, 80 giorni. Come ha testimoniato appunto il rettore del santuario di Fatima, padre Cabesinas, leggo da una sua intervista, questi 80 giorni sono stati momenti dolorosi. E aggiunge, perché non abbiamo potuto accogliere i pellegrini, che sono la maggiore ragion d'essere del santuario. Migliaia di persone che vengono qui, direi anche di più ogni anno, per trovare un conforto, aggiunge il padre Cabesinas, un po' di pace. Ricordiamo che in Portogallo le vittime da Covid-19 ad oggi non raggiungono le 2000 unità, e i casi totali non arrivano a 80.000, quindi numeri veramente bassi a fronte appunto di 80 giorni di chiusura del santuario. Ma le messe comunitarie a Fatima sono state sospese il 13 marzo del 2020, prima ancora della proclamazione dello stato di emergenza nazionale in Portogallo, che è stato disposto appunto 7 giorni dopo, il 19 marzo, anche qui una data significativa, il 19 marzo stato di emergenza con ulteriori restrizioni anche alla vita e alla libertà religiosa dei portoghesi. Stato di emergenza che comunque, bontà loro, è durato solo 4 settimane in Portogallo. Pensiamo, nel nostro paese stiamo andando per un anno di stato di emergenza nazionale, se le cose poi continueranno chissà quando finirà. Ad ogni modo, da lunedì 18 maggio i luoghi di culto del santuario della Madonna di Fatima, ringraziando Dio, sono stati di nuovo accessibili per la preghiera, con tutte ovviamente le restrizioni e le misure di contenimento del contagio. Ma le celebrazioni con la presenza dei fedeli hanno potuto riprendere a Fatima solo alla fine della settimana di Pentecoste, appunto, come dicevo, dopo 80 giorni, il 31 maggio del 2020. 80 giorni direi di buio nella chiesa di Fatima, un buio dovuto alla mancata celebrazione comunitaria dell'Eucaristia. È vero, ogni famiglia è una comunità domestica, attenzione, ma l'Eucaristia è l'Eucaristia, è il sacrificio sommo di Cristo al quale il sacerdote offre un grandissimo dono anche a chi partecipa. Ecco, la bella signora aveva promesso che in Portogallo sarà sempre osservato il dogma della fede. Possiamo dire lo stesso per questo periodo durissimo di 80 giorni di buio sull'altare, per riprendere il titolo di un libro che ripercorre la storia altrettanto drammatica, quella della guerra civile spagnola. Ecco, come leggere questa affermazione della Madre di Dio, che in Portogallo sarà sempre osservato il dogma della fede, con la desolazione di queste celebrazioni isolate dell'anniversario mariano? Preghiere tenute in solitaria il 13 maggio del 2020 in una spianata chiusa, con riti e preghiere presiedute dal solo cardinale Antonio Augusto dos Santos Martos, vescovo della diocesi di Leira Fatima. Ecco, prima di fare una breve pausa musicale, vorrei insomma accennarvi a quello che Suor Lucia ci ha, diciamo, indicato come uno degli elementi per i quali si può conservare il dogma della fede in Portogallo, no? Come profetizzato dalla Madonna. Ecco, quale sarebbe stato uno degli elementi per riconoscere la conservazione del dogma in Portogallo? Ne parleremo subito dopo la pausa musicale, perché, come vedremo, questo elemento, questa condizione non è stata purtroppo rispettata, anche se però finché c'è speranza c'è vita. Una pausa musicale e poi ritorniamo in diretta con temi di dottrina sociale della Chiesa. Rieccoci in diretta con temi di dottrina sociale della Chiesa, sono Giuseppe Brienza. Oggi la puntata è dedicata al messaggio sociale della Madonna a Fatima. E ci siamo lasciati prima della pausa musicale
con uno dei aspetti veramente importanti della profezia della Madonna in questo luogo di pace, in questo altare del mondo, come lo chiama il santuario di Fatima il rettore, l'attuale rettore. Se il Portogallo non approverà l'aborto, è salvo, ma se invece l'approverà dovrà soffrire molto. Ecco, queste sono le parole della Madonna a Fatima, ai tre pastorelli. Le abbiamo lette dall'edizione italiana della biografia ufficiale di Suor Lucia di Fatima, libro che ho citato prima, pubblicato anche in Italia nel 2014 dalle OCD, le edizioni carmelitane, pagina 75. Ebbene, purtroppo questa evenienza, come accennavo prima della pausa, si è verificata. Non è che questa crisi sanitaria e spirituale insieme in Portogallo e le relative restrizioni alla libertà personale e religiosa, 80 lunghi giorni di assenza della messa comunitaria a Fatima, ne sono la conseguenza di questa, appunto, perdita della fede. L'aborto è stato introdotto, dobbiamo dire, molto tardi rispetto a altri paesi, compresa l'Italia, sappiamo da noi, nel 1978 con la legge 194. Ecco, dopo un contestato referendum, la liberalizzazione dell'aborto nel paese lusitano si è avuta nel 2007, allora con diversi paletti, cioè diversi limiti, che però già 9 anni dopo, nel 2016, sono stati scardinati. Di conseguenza abbiamo oggi una legislazione da 4 anni in Portogallo che è mortifera e liberale come quella che abbiamo in Italia, in Spagna e in altri paesi che hanno ceduto su questo diritto fondamentale che è quello alla vita. Oltretutto in Portogallo si è arrivati in questi anni, in questi ultimissimi anni, ad una percentuale di aborti farmacologici, cioè quelli con semplice pillola, un numero, diciamo, di aborti farmacologici sul totale in una percentuale davvero drammatica, ovvero il 70-80% degli aborti praticati in questi giorni, in questi mesi in Portogallo sono praticati con un bicchiere d'acqua, con una pasticca. Oltretutto con molti danni, come sappiamo, per la stessa donna, no? Perché c'è un isolamento anche di questo terribile intervento sul corpo della donna, che anche se avviene farmacologicamente non è meno invasivo. Così il Portogallo, anche da questo punto di vista, sotto questo aspetto di statistica mortifera, il Portogallo ha raggiunto nell'aborto fai da te, appunto, l'aborto farmacologico lo possiamo considerare un aborto fai da te, no? Senza nessun tipo di prevenzione e addirittura con una colpabilizzazione della donna assoluta, perché anche se abbastanza leggera, però il fatto che un aborto sia procurato in maniera chirurgica da un medico può costituire nella sindrome post-abortiva, che spesso, quasi sempre, intacca la coscienza della donna che è abortita, ecco, può essere almeno un spiraglio di corresponsabilità, effetto che così la donna, diciamo, si sente vittima, ecco, di un intervento chirurgico effettuato da qualcun altro. Con l'aborto farmacologico la donna è posta anche da questo punto di vista da sola a fronte del suo terribile gesto. Ecco, sui paesi del nord Europa, che sono molto più avanti rispetto alla cultura della morte, la percentuale degli aborti farmacologici su quelli chirurgici è quasi del 99%, quasi tutti sono farmacologici, quindi bicchier d'acqua e via. Portogallo è arrivato in questi ultimi anni all'80%. Si è arrivati quindi praticamente con questa percentuale agli altri paesi scristianizzati dell'Europa, come la Francia, la Svizzera e la Gran Bretagna. Raggiungendo questo triste primato, il Portogallo si è allontanato dal caso italiano, paese che ancora, nonostante tutto, tiene nella difesa del diritto alla vita, nel quale appunto la terribile percentuale degli aborti farmacologici, nonostante le continue spinte delle forze laiciste per favorirli in tutti i modi, da ultimo l'ordinanza del ministro Speranza, ecco, la percentuale degli aborti farmacologici sul totale è finora ancora contenuta al 20%, quindi solamente un aborto su 5, che non è meno grave, sia chiaro, ma dal punto di vista della, diciamo così, leggerezza, della facilità e della solitudine
della sua realizzazione, ecco, solo uno su cinque viene realizzato con questo terribile modo di prendere una pasticca che devasta un esserino dentro il corpo, dentro il grembo che avrebbe dovuto accogliere e alimentare. Diciamo che ha perso la fede il Portogallo, sicuramente non possiamo dire così, sicuramente si è avuta un calo della temperatura religiosa del cristianesimo in Portogallo. E non è servita allora la visione dell'inferno che nel luglio del 1917 è stata accompagnata dalle seguenti parole della Vergine Maria. E qui, come vedete, cari amici, siamo nel cuore del messaggio sociale di Fatima, perché cosa c'è di più sociale che la difesa e la promozione della vita umana innocente? Ecco, dicevo, nel 17 la Madonna Fatima accompagnò la visione dell'inferno dei pastorelli con queste parole: per salvare le anime, detto la Madonna a Fatima, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. E nell'agosto successivo la Madre di Dio specificò l'apporto decisivo di ciascuno all'opera di salvezza, perché tutti siamo coinvolti nel destino degli altri, compresi appunto gli esserini che chiedono di nascere. Nessuno può illudersi di pensare solo a se stessi. Tutti siamo arruolati nella missione di diffondere la fede. E l'arma prediletta della consacrazione al cuore immacolato di Maria dovrebbe trovarci tutti impegnati nella sua diffusione, così come la preghiera del Santo Rosario. Tanto più che nella lettera inviata da Suor Lucia di Fatima a Giovanni Paolo II, il 12 maggio del 1982, attenzione alle date, la si può leggere a pagina 234 del libro Biografia di Suor Lucia, quello che ho citato più volte, si spiega che la terza parte del segreto di Fatima, cito dalle parole di Suor Lucia, è una rivelazione simbolica legata all'accettazione o meno di ciò che il messaggio stesso ci chiede. Si ascolteranno le mie richieste, la Russia si converterà e ci sarà pace, se no diffonderà i suoi errori per il mondo. E la veggente Lucia aggiunge: visto che non abbiamo tenuto conto di questo appello, quindi scriveva nell'82, non era stata fatta la consacrazione così come la Madonna la chiedeva, dobbiamo constatare, dice Suor Lucia, che esso si è compiuto. La Russia ha invaso il mondo con i suoi errori e noi ne paghiamo ancora la conseguenza, questo l'ho aggiunto io. Come sappiamo, San Giovanni Paolo II nel 1984, quindi due anni dopo, consacrò insieme con tutti i vescovi del mondo la Russia, che allora era ancora comunista, al cuore immacolato di Maria. Purtroppo però questa consacrazione ritardata non è stata fatta, anche in questo caso secondo la precisa richiesta della Madonna. E questo ritardo ecclesiale, ha scritto un teologo che apprezzo molto, padre Serafino Lanzetta, in un saggio pubblicato recentemente su Fides Cattolica, dicevo, questo ritardo ecclesiale ha causato di fatto un aumento di quell'ideologia marxista che alla fine trionferà anche sulle rovine di un comunismo ormai imploso. In pratica, padre Serafino Lanzetta dice giustamente, finita l'Unione Sovietica, purtroppo gli errori del marxismo, del neomarxismo e quindi il materialismo, l'ateismo, non lo statalismo, l'abolizione della famiglia, appunto la guerra maggiore che abbiamo in corso è quella contro la famiglia e la vita, no? L'ho detto anche su Lucia. Dicevo, anche sulle rovine dell'Unione Sovietica, l'implosione dell'Unione Sovietica, questi errori del marxismo stanno continuando. Il marxismo, aggiunge il teologo francescano, dopo il 1989 si trasformerà infatti in una petizione mondiale per una società equa, tra virgolette ovviamente, plasmando un uomo nuovo fatto a somiglianza dell'uomo con i suoi istinti e desideri, senza più una differenza di genere, appunto il genere richiama anche l'ideologia del gender. Questo è il nostro mondo d'oggi, scrive padre Serafino in questo saggio appunto pubblicato al numero 1 del 2020 di Fides Cattolica, Rivista di Apologetica Teologica. Questo è il nostro mondo di oggi e quando ideologie come questa vengono abbracciate anche all'interno della Chiesa da parte di alcuni membri del clero, ciò mostra il culmine della crisi di fede in cui stiamo versando, un'apostasia strisciante, programmata e pragmatica. Ecco, qui in effetti quella che padre Serafino descrive come una onda lunga, insomma, della condanna marxista del mondo, insomma, oggi si è trasformata, è intrisa di relativismo e viene molto veicolata tramite le nuove tecnologie, i social media, continua nelle scuole. Ecco, quante volte abbiamo ascoltato genitori disperati
da corsi di educazione sessuale, che poi alla fine sono corsi anatomici se non di pratica omosessuale. Ma non parliamo poi della diffusione degli errori del relativismo, dell'omosessualismo nelle università, sui media, ma anche nelle arti. Ecco, tutte le grandi centrali dell'educazione della cultura occidentale sono in pratica quasi tutte occupate per trasformare la coscienza della società e minare la morale naturale e le istituzioni cristiane. Insomma, gli errori della Russia in certo senso stanno perpetuandosi in vario modo. E gli Stati Uniti possono pure aver sconfitto l'impero del male, così come Reagan chiamava l'Unione Sovietica, no? Ma non sono ancora riusciti, non siamo ancora riusciti, io parlo dell'Occidente cristiano, post-cristiano se vogliamo, ma sempre intriso della idea e dei valori evangelici, non siamo riusciti a sconfiggere l'idea materialista e collettivista. Tutt'altro, anzi il neuromarxismo è vivo e vegeto ed è praticamente ovunque, in azienda, nello sport, in associazionismo. Come dicevo, la distruzione della famiglia, che è uno dei punti dell'ideologia genere, come vediamo è uno dei punti in comune con il marxismo, ma anche la manipolazione genetica, no? È simile all'ideologia comunista dell'uomo nuovo, di riplasmare l'uomo. Il disprezzo della vita, non ne parliamo, l'Unione Sovietica è stato il primo paese nel mondo a legalizzare l'aborto, no? Ecco, sono tutti questi, la distruzione della famiglia, la diffusione della pornografia e la manipolazione genetica sono tutti anelli di una china intrapresa nella rivoluzione comunista del 1917, ma che oggi, sotto mentite spoglie, si è trasformata e si sta diffondendo fra i potenti della terra. Per questo proviamo, insomma, in questo prosieguo di trasmissione a interpretare quale deve essere quindi il messaggio sociale che dobbiamo riprendere dalla Madonna di Fatima, alla luce di quanto appunto è successo dal 1917 al 2020, e cerchiamo quindi di leggerne, dopo un'altra pausa musicale che adesso chiameremo, cerchiamo di leggere il compito che la Madonna a Fatima ancora ci chiede, che chiede a noi come cittadini, ma a noi soprattutto come cristiani, come padri di famiglia e a noi come parti vitali, cellule vitali di una società che per molti aspetti è malata, come quella dell'Occidente cristiano. Ecco, ritorniamo in diretta con temi di dottrina sociale della Chiesa, sono Giuseppe Brienza e sto cercando, insomma, di ripresentare nel mio piccolo, nei limiti di una trasmissione breve, insomma, come temi di dottrina sociale della Chiesa, il messaggio sociale di Fatima in questo tempo di crisi, che non è solo crisi sanitaria, ma anche, diciamolo pure, di crisi spirituale. Perché lo dico? Ma penso che sia abbastanza semplice constatarlo, basti vedere le nostre chiese, diciamo così, che nonostante sono passati, ecco da maggio appunto, sono passati 4 mesi, 5 mesi, sono sempre abbastanza vuote. Ora, l'ho detto al principio di questa puntata, non è proprio appropriato isolare un messaggio sociale da questo grande squarcio di luce che la Madonna ci ha aperto a Fatima, però partendo appunto dalla profezia della Madonna di Fatima riguardante ad esempio la conservazione della fede cristiana in Portogallo, letta insieme alla biografia di Suor Lucia, che individua appunto nella introduzione dell'aborto uno dei elementi che avrebbero determinato la perdita della fede, o come ho detto prima sicuramente il calo, ecco, della temperatura religiosa. Non c'è solo la temperatura corporea che ci dovrebbe interessare del Portogallo, c'è l'introduzione dell'aborto che, come abbiamo visto, purtroppo è avvenuta, e di conseguenza la necessità di magari riprendere quello che è il messaggio sociale di Fatima. E io ne ho diciamo così individuato 4 principali conseguenze per il nostro cammino di fede e di virtù dal messaggio sociale di Fatima. In primo luogo, è prezioso oggi, in un tempo in cui imperversa una coscienza scientista diffusa, cioè pensiamo che la scienza ci salverà da tutto, no, la scienza anche con la S maiuscola. Ecco, è utile e prezioso come conseguenza del messaggio sociale di Fatima ripercorrere il significato della scelta di coloro che anche in questo luogo luminoso di irradiazione del Vangelo sono stati gli interlocutori del cielo,
Cioè, uno dei punti del messaggio sociale di Fatima è l'umiltà. Non è indifferente, infatti, che la Madonna abbia continuato anche a Fatima la sua predilezione per i poveri e gli umili, cioè i tre piccoli pastorelli cui sono state affidate le sue intenzioni per la conversione e la salvezza del mondo. Allora come oggi, il tempo che viveva gran parte dell'Occidente era caratterizzato dalla guerra, un lungo periodo di conflitto mondiale, si era nel 17 nella prima guerra mondiale. Una similitudine che non ci pare solo coincidente con l'inizio dell'emergenza globale sanitaria da Covid-19 che stiamo vivendo anche oggi, ma con quella terza mondiale a pezzi di cui ci ha parlato più volte Papa Francesco. Quindi una similitudine di guerra nel 17, di guerra nel 2020, che a mio avviso ci deve riportare a riscoprire il linguaggio del cielo e la virtù dell'umiltà. Come la Madre di Dio affidò nel 1917 ai veggenti una grande missione, quella di recitare il Santo Rosario con l'intenzione di far cessare la Prima Guerra Mondiale, così oggi questa preghiera appare indispensabile, la preghiera degli umili, appunto dei poveri di spirito, appare indispensabile per superare la crisi sanitaria e spirituale insieme, che abbiamo detto. Una crisi che soprattutto in Occidente sta raffreddando la fede di molti. Basti appunto vedere, come detto, le chiese vuote anche dopo la riapertura alle celebrazioni comunitarie. E questo è il primo punto del messaggio sociale che ho ritenuto di individuare a Fatima. Adesso però faccio una breve pausa perché vorrei rispondere a un messaggio di un nostro ascoltatore Marco, che vi leggo e quindi cercherò di rispondere. Buon pomeriggio. Ma se è vero che Suor Lucia ha atteso fino al 1941 per pubblicare e rendere pubblici il primo e il secondo segreto, non è stato un ritardo ecclesiale, ma il suo incomprensibile silenzio fino allora a rendere impossibile per tempo la consacrazione al cuore immacolato di Maria della Russia, causando la diffusione dei suoi errori e lo scoppio della seconda guerra mondiale nel 1939. Ecco Marco, io ovviamente non posso adesso stare a ripercorrere la storia dei segreti di come, quando e perché sono stati dati, trasmessi e divulgati, ma sicuramente il dato di fatto storico rimane, cioè che come in ogni profezia, se si determinano delle condizioni vi sono delle conseguenze, questo nel bene e nel male. Se si fosse consacrata la Russia al cuore immacolato di Maria, sarebbe trionfato il cuore immacolato di Maria, cosa che purtroppo non è successo. Se invece la consacrazione fosse stata ritardata o fatta non secondo le condizioni, la Russia avrebbe diffuso i suoi errori, e abbiamo visto che oltre alla seconda guerra mondiale la Russia ha diffuso i suoi errori, e oggi gli errori del marxismo, che abbiamo detto trasformati, stanno continuando. Quindi sicuramente sono d'accordo con quanto mi dici, non so se posso darti del tu. Grazie comunque Marco del tuo intervento. Io adesso inviterei insomma altri ascoltatori, se hanno da dire qualcosa. Io ho espresso appunto delle interpretazioni sulla base del messaggio di Fatima, delle congetture, se volete mi piacerebbe ascoltare insomma il vostro parere, no? Ma comunque continuerei con il secondo aspetto del messaggio sociale di Fatima da riprendere oggi. Prima abbiamo detto l'umiltà e la preghiera del Santo Rosario, che è la preghiera degli umili, dei poveri di cuore, insomma di coloro che affidano a Dio, non i cattolici adulti, insomma, per intenderci. Il secondo messaggio sociale della, tra virgolette, rivelazione di Fatima, a nostro avviso, era attuale nel 1917 e estremamente attuale anche oggi, e cioè riguarda il senso della sofferenza, perché l'uomo di ogni tempo si domanda quale sia il senso della sofferenza, anche al dolore sofferto dalle vittime del Covid-19 e dai loro familiari, che non di rado non hanno potuto neanche salutare i loro cari una volta deceduti, e i due corpi sono stati fatti sparire con cremazioni forzate anche al loro dolore, dicevo, a questi familiari che veramente sento molti, molto vicini, perché immagino, oltre alla sofferenza della morte dei propri cari, addirittura la impossibilità di salutarli, stringergli la mano e anche una cremazione imposta senza appunto l'onore del corpo, insomma, da poter salutare con un mazzo di fiori, con una preghiera davanti a una tomba. Ecco, dicevo, al loro dolore occorre trovare, anche alla luce di Fatima, un senso adeguato.
in termini di riparazione e di redenzione del mondo. Ecco, cari amici, se qualcuno di voi mi sta ascoltando, che avete avuto appunto questa disgrazia, insomma, di perdere dei cari i cui corpi sono stati, insomma, fatti sparire con cremazioni e poi appunto sono deceduti in condizioni anche a volte poco chiari per questo virus, ma soprattutto insieme a un concatenarsi di cause, no? Come sappiamo. Ecco, la Madonna di Fatima chiede di offrire questo dolore in riparazione dei peccati. Maria Santissima nel 1917 coinvolse Lucia, Francesco e Giacinta, i pastorelli, affinché tramite il loro dolore, la loro sofferenza e la loro preghiera facessero cessare la guerra mondiale che era in corso, salvando la vita di tantissime persone. Ecco, cari amici, lo stesso vale per voi e per i tanti uomini e donne che possono offrire questa loro sofferenza, oppure le persone direttamente colpite, che sono ad esempio anche in isolamento fiduciario, possono sperimentare la croce di Cristo e possono con l'ospedale, con la quarantena e soprattutto coloro che sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva possono operare un grande gesto di riparazione, di redenzione del mondo, in questo anche seguendo la richiesta della Madonna a Fatima. Scusa, ora, abbiamo in linea Maria Chiara. Perfetto. Pronto Maria Chiara, buonasera. Buonasera professore, intanto grazie per aver scelto in questo giorno questa tematica, perché certo, deve risvegliare in tutti noi quelle che sono le fondamenta della nostra natura, non solo umana, ma anche di appartenenza a Dio e di appartenenza alla Madre Celeste Maria. Io avevo toccato un argomento molto importante, dato che sono una bioeticista e sono ancora iscritta alla facoltà di teologia morale qui a Torino, e mi piaceva appunto riprendere un attimo il discorso della irresponsabilità da parte anche dei politici di permettere, come hanno fatto in Portogallo in maniera veramente esagerata, di permettere alle giovani ragazze, anche minorenni, di usufruire del farmaco che produce l'aborto. È una realtà di cui in questi giorni è uscita un'ulteriore notizia, oltre che alla precedente notizia infausta nel quale si prolunga addirittura l'intervento dell'aborto con un danno maggiore sia alla donna, che nella sua completa solitudine deve affrontare già di per sé un dramma perché non è mai una passeggiata sotto il sole, ma sia alla creatura che è in corpo perché è più cresciuta ed è assolutamente necessario che se ne parli, perché si pensa ancora in maniera molto ignorante e pretestuosa che non senta niente l'embrione, invece sente tutto, è stato dimostrato scientificamente. Allora, questa realtà dolorosissima, in cui in questo periodo, come ha detto giustamente lei, di Covid, in cui c'è già un'immane sofferenza da parte del mondo intero, hanno innestato questa bomba a mano di legge all'interno di queste problematiche già che abbiamo, di distribuire delle economie per chi sta morendo di fame, chi ha perso il lavoro, chi sta male, eccetera, di inserire in questa realtà queste due leggi, perché sono una è dell'AIFA, dell'Agenzia del Farmaco, l'altra è una legge vera e propria che il ministro Speranza ha adottato, di inserire queste due realtà di modalità abortive piuttosto cruente. La cosa che volevo chiamare, lei mi aiuti in questo, io ho approfittato che lei ha toccato questo argomento perché come teologa morale e bioeticista, guardi, sto soffrendo per questa realtà. Tante persone che sono credenti non credono di dover fare la loro parte. E non va bene, perché noi non possiamo recitare migliaia di rosari, andare a tante messe, partecipare alla parrocchia. Nelle parrocchie non se ne parla, dottore, non se ne parla, fanno finta di niente ed è grave.
la Madonna a Fatima, quando parlava della consacrazione del mondo, parlava anche di queste realtà, perché con la consacrazione noi ci purifichiamo, diventiamo migliori e facciamo delle scelte sane e sante. L'enciclica del Giovanni Paolo II riguardante l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita pubblica l'ha detto chiaramente, ma lo dice a tutti, indipendentemente dal fatto di essere un politico, perché ognuno di noi è un politico nel proprio piccolo. Dobbiamo testimoniare che bisogna difendere queste realtà con i nostri comportamenti. Lo dobbiamo dire, dobbiamo aprire la bocca a tutti. Io l'ascolto per radio, grazie. Ah, benissimo, questo diciamo che è un intervento, mi sembra molto pertinente anche alla trasmissione così come l'ho impostata, carissima Maria Chiara, mi permetto di darti del tu se me lo consenti. Perché? Perché non a caso l'aborto, che il Concilio Vaticano II, come sappiamo, ha definito un abominevole delitto, è stato considerato da Suor Lucia uno, diciamo, degli aspetti che dimostravano che il dogma della fede non era conservato in Portogallo. E di conseguenza il fatto che debba parlarsene e debba essere, come dice San Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae, non deve essere un dovere quello della difesa della vita da parte dei cristiani, ma una vocazione. Signori, siamo davanti a 50 milioni circa di aborti legali, quindi ufficiali, perché poi ce ne sono molti non ufficiali, nel mondo, e questa è proprio una stima che piace tanto, no, a tanti laici, no, l'OMS che lo ha detto. E poi, soprattutto, dal punto di vista pastorale, sebbene Papa Francesco ci ha insegnato ad accogliere sempre con grande misericordia le donne che si sono rese responsabili, a volte anche senza rendersene conto, per la malafede di operatori sanitari o persone che gli sono state vicino. Quindi, a fronte della grande apertura e accoglienza e misericordia nel perdono di questo peccato gravissimo, sappiamo bene che per quanto riguarda lo specifico tema dei politici, no, di cui Maria Chiara tu ci parlavi, rimane in vigore la nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, che è stata firmata dall'allora Cardinal Ratzinger il 24 novembre 2002, che praticamente permette, cioè diciamo prevede, senza una dichiarazione esplicita, la scomunica per i politici che abbiano promosso o consentito legislazioni o anche pratiche, come diciamo appunto l'ordinanza Speranza sulla pillola abortiva, che anche se c'è scritto sul bugiardino che sono, diciamo, contraccettivi, in effetti sono potenzialmente abortive, come Maria Chiara pure mi insegna, essendo bioticista. Ecco, dicevo, se c'è qualche nostro, diciamo, fratello, insomma, religioso oppure sacerdote, chiaramente questa nota va letta insieme al canone, diciamo, 915 del codice di diritto canonico, che prevede non siano ammessi alla Sacra Comunione gli scomunicati, eccetera, eccetera. Di conseguenza, i politici che abbiano firmato, consentito, promosso, propagandato leggi abortiste o anche a favore della pillola abortiva, sono purtroppo nella impossibilità di essere ammessi alla comunione. Ma ovviamente l'interesse non deve essere solo quello di, diciamo così, sanzionare le persone che si sono rese responsabili. Il primo dovere è quello di cercare di essere informati e quindi di informare prima di tutto le persone che le donne che sono, diciamo, in una condizione di pericolo aborto. Ecco, io Maria Chiara non so se sono riuscito a risponderti, in effetti l'argomento meriterebbe molto più di una trasmissione. Io in questo momento avrei bisogno di leggere un altro messaggio, ma mi farebbe piacere magari ritornare anche in un'altra trasmissione sul tema del diritto alla vita, su cui comunque ci siamo già occupati. Grazie comunque Maria Chiara della tua graditissima telefonata. Ecco, ci chiama, poi ci scrive un messaggio, un ascoltatore, che dico non leggo il nome,
che fa un riferimento anche all'Islam. Ecco, io leggo così come c'è scritto, poi magari dopo la pausa musicale cercherò di rispondere, l'ultima pausa perché tra 10 minuti dobbiamo chiudere. Ecco, buonasera, siamo in un momento particolare, caro Giuseppe, con Giuseppe sarei io, insomma, grazie, con la mucchina, mascherina e guanti, siamo stati imbrogliati, dice il nostro ascoltatore, ci scrive, e avvelenati tutti quanti. E la fede personale dove è stata messa? Che ne pensa? Riguardo ai messaggi di Fatima non sono stati diffusi tutti. Maometto nel Corano dice guai chi nasconde la verità. Ecco, allora, questo nostro ascoltatore o ascoltatrice, perché non vedo la firma, comunque io direi che sì, siamo stati avvelenati sicuramente, non solo nel corpo, anche nello spirito. L'ho detto, non sono l'unico chiaramente, anzi sono l'ultimo, il solo fatto del raffreddamento della pratica religiosa, sicuramente ci sarà una parte di persone che sono legittimamente impedite a partecipare alla Santa Messa, insomma sono passati 5 mesi. Perché fragili e immunodepressi, ma signori, si parla di circa il 50% di frequenza in meno alla Santa Eucaristia. Ecco, quindi la paura, come sappiamo, non solo serve per indebolire i cittadini dall'esercizio dei diritti democratici, ma anche per indebolire la fede e l'amore praticato verso Dio. Quindi che ne penso? Penso che questa è una crisi insieme sanitaria e anche spirituale. Non sono d'accordo sul fatto che scrive questo nostro ascoltatore, i messaggi di Fatima non sono stati diffusi tutti, non sono stati diffusi tutti, e poi che Maometto nel Corano dice guai a chi nasconde la verità. Beh, sinceramente non ci daremo metto, perché la verità a cui lui si richiama non è certo quella che la Bibbia ci rivela e che Gesù Cristo ci ha annunciato. Chiamerei quindi una breve pausa musicale e poi ritornerei in diretta con temi di dottrina sociale della Chiesa. Ecco, ritorniamo in diretta perché io avrei presentarvi velocemente quali sono gli altri due aspetti del messaggio sociale di Fatima che a mio avviso dobbiamo assolutamente riprendere. Abbiamo detto l'umiltà, la preghiera del Santo Rosario, il primo messaggio, e poi la sofferenza, appunto offerta come riparazione in un mondo che rifiuta la sofferenza e cerca ogni maniera per sfuggire al dolore. Questo rinnovato invito di Maria da Fatima permetterebbe di riaprire il cuore e la speranza a molti. In una società e con una politica anche internazionale che hanno apostatato silenziosamente dalla fede in Dio, il desiderio di fare penitenza e l'accettazione della riparazione dei peccati sarebbero un'arma vincente per la salvezza di tante anime, a mio avviso. Ecco, passiamo al terzo messaggio sociale di Fatima, che secondo il mio parere sarebbe quello di riscoprire nel nostro tempo il linguaggio evangelico della carità. Ecco, attenzione, carità come sinonimo di amore, parliamo però del linguaggio evangelico. Cioè Lucia di Fatima è stata, lungo il corso della sua lunga esistenza, protagonista della nuova evangelizzazione, e anche da questo punto di vista riprendo il messaggio sociale di Fatima dal punto di vista della carità. La nuova evangelizzazione, che come sappiamo è stata potentemente rilanciata da San Giovanni Paolo II, ma che reclama, come dicevo, in primo luogo la partecipazione alla Santa Messa, il nutrimento con la Eucaristia, dalla quale poi discendere una conversione personale e poi sociale. Il mondo non ha bisogno di chiacchieroni della parola, di esperti e consumati manipolatori del testo sacro, capaci forse di geniali equilibrismi, ma spesso disincarnati da quelli che sono i reali problemi della gente. Il mondo implora piuttosto credibili operai che, dalla pratica dei sacramenti, dal silenzio e della contemplazione e da una carità concreta e quotidiana fatta di piccole cose, ecco, attingano queste persone lontane di Dio la carità stessa di Cristo, uno slancio caritativo che non si esaurisce quindi nelle opere di misericordia corporale. Per questo parlavo di linguaggio evangelico della carità, ma anche nel richiamo e soprattutto nella pratica delle opere di misericordia spirituale, particolarmente urgenti se pensiamo alla crisi educativa e morale caratteristica del nostro tempo. Stiamo infatti accettando con indifferenza non solo l'aborto, di cui dicevamo prima, la pillola abortiva, ma anche passivamente, per buona parte di noi parlo, che i nostri bambini siano offesi nella loro innocenza, che molti giovani siano ingannati nel loro sincero desiderio di autenticità, che le donne siano lasciate abortire da sole con una pasticca o nella confusione e nell'inganno. Assistiamo insomma indifferenti al degrado dei media e della scuola, diventati sempre più un supermarket di follie, un supermarket di pseudo religioni, di oscenità, in ultima analisi di ideologia sorpassata e di spazzatura culturale. Non reagiamo più o quasi più alle provocazioni di una società impazzita che confonde le coscienze e che uccide i piccoli o gli anziani con l'eutanasia.
Ecco, siamo arrivati appunto al quarto messaggio sociale, perché signori, la fede ha un riflesso sociale, una fede non interamente pensata non è una fede pienamente vissuta, ci insegna Papa Giovanni Paolo II. Qual è il quarto messaggio? L'ho già accennato all'inizio della nostra trasmissione: riproporre oggi il grande messaggio dei novizi, morte, giudizio, inferno e paradiso. Soprattutto a seguito della riscoperta del limite in questa crisi da Covid-19, riscoperta del limite da parte di un'umanità che tecnologicamente si sentiva onnipotente per lunghi mesi e se invece si è riscoperta chiusa in casa e in preda al panico, un panico instillato, una paura instillata dai media di fronte a un piccolissimo virus. Ha scritto di recente un filosofo cattolico, lo leggo dall'Osservatore Romano del 6 dicembre del 2019, l'immagine cristiana della morte introduce alla contemplazione dei novissimi, dice appunto il professor Vincenzo Rosito, solo se favorisce la riflessione sulla gestione sociale della limitazione fisica, della maturazione personale e del logoramento delle energie vitali. Ecco, con un linguaggio sicuramente molto sofisticato, il professor Rosito ci dice che i novissimi servono anche per rafforzare il nostro slancio di carità nelle opere di misericordia, sicuramente corporale ma anche spirituale. Ecco qua la gestione sociale della limitazione fisica, quindi in questo caso quali sono appunto tra i poveri, più poveri, gli anziani abbandonati o soggetti a questa ulteriore condanna all'eutanasia, per ora strisciante ma che si sta già preparando per essere legalizzata e ulteriormente avvelenare la nostra società. Ecco, in conclusione, a Fatima l'apparizione del 13 luglio 1917 fece vedere per un istante ai pastorelli l'inferno e fu da loro percepito l'eterno tormento delle anime per sempre separate da Dio. Con questo ci richiami al senso del rapporto tra la vita e la morte alla luce dell'escatologia cristiana. La Madonna, infatti, chiusa la visione del mese successivo a Fatima, appunto in agosto del 1917, con questa triste profezia: pregate, dice, ha detto la Madonna, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi si sacrifichi e preghi per loro. Le apparizioni di luglio e di agosto del 1917 a Fatima ci hanno rivelato quindi queste tremende conseguenze del male morale nella storia e nell'eternità. Insegna in merito il Catechismo della Chiesa Cattolica, e con questo punto concludiamo questa puntata di temi di dottrina sociale della Chiesa, il numero 311, ci insegna quindi il Catechismo che il male morale è incommensurabilmente più grave del male fisico. E quindi qui intervengo un momento, attenzione, preoccupiamoci certo di non prenderci il contagio, ma il male morale, cioè la perdita della fede, la mancanza alla sacra, Eucaristia, è un male incommensurabilmente più grave del male fisico. E continua il Catechismo della Chiesa Cattolica: Dio non è in alcun modo né direttamente né indirettamente la causa del male morale, però rispettando la libertà della sua creatura lo permette e misteriosamente sa trarne il bene. Ecco, cari amici ascoltatori, così come tante volte Papa Francesco ci ha invitato a fare, cerchiamo di trarre il bene dal male, che è il male sicuramente di questo virus, di questa condanna, diciamo così, che abbiamo avuto sul corpo, ma anche purtroppo nello spirito, nel momento in cui ci stiamo raffreddando e abbassiamo la temperatura religiosa del nostro amore a Dio. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di temi di dottrina sociale della Chiesa. Io vi saluto, vi auguro insomma di trascorrere una buona serata, vi do appuntamento sempre in diretta su Radio Mater alle 17.30 il prossimo martedì 10 novembre. Un caro saluto da Giuseppe Brienza e rimanete in ascolto sulle frequenze di Radio Mater.